Eccoci qua di nuovo in diretta, maestro Rino Tommasi. Rino? Ci sono. Eccoci, non ti sentivamo. Allora, c'è il nostro Lorenzo Serafini che ha delle curiosità per te, ad ampio spettro. Sì, sì, tantissime cose da farle ascoltare. Cominciamo scatenati con le dichiarazioni di Zamparini. Ecco. Altro personaggio che lei stima. Adesso fa testo anche Zamparini. Beh, Rino, tu hai sempre detto che è il tuo idolo di presidente. Adesso non ti rimangiare quello che tu hai sempre detto. Come uomo e come presidente. Scherzo, chiaramente. Allora, parlando Zamparini ha detto: Roma e Palermo possono considerarsi due squadre simili. La differenza è che il Palermo è una società più solida, che sarei io. Che sarei io. Sì. Sì, questa l'ho sentita. Totti è un grande campione, ma ormai gioca con una gamba sola. Due battute infelici. Per non dire di peggio. Poi, situazione simpatica anche per Lotito, perché Lotito aveva presentato il ricorso all'Alta Corte di Giustizia contro la sentenza di Calciopoli, perché è stato respinto con perdita. È stato respinto, però Beretta ha detto: ne prendiamo atto di quanto ha deciso l'Alta Corte di Giustizia. Oggi però abbiamo varato, il Consiglio Federale ha varato una riforma dell'articolo 22 bis delle NOIF e, come richiesto dalla Lega, fino al terzo grado di giudizio sarà consentito ai presidenti di partecipare alle assemblee di Lega. Come a dire, questo è quanto è stato sentenziato prima, però noi la reagiriamo in questa maniera. Quindi Lotito adesso può prendere comunque parte a tutte le riunioni della FIGC. Il cambio delle regole in corsa è sempre la cosa peggiore che si possa fare, quindi che l'abbia fatto la Lega o che sia successo nell'ambito della federazione, della Federcalcio, purtroppo è solo la conferma che purtroppo il nostro calcio non è diretto per l'importanza che ha o che dovrebbe avere. Cioè, che poi se tu pensi, Rino, con tutto quello che ci sarebbe da fare e da discutere in seno alla Lega Calcio, questi si mettono... Ma quante assemblee hanno fatto adesso per cambiare l'articolo 18 delle NOIF? Ma basta dire le modalità attraverso le quali il campionato di Serie A è andato a 20 squadre, senza che ci sia... Una volta perché non hanno saputo decidere sulla posizione di un giocatore nel campionato primavera. Caso Pistoiese, mi pare. Sì. Insomma, ne sono successi. Cioè, voglio dire, la riforma della la formula del campionato non può essere soggetta all'incapacità di decidere su una sciocchezza regolamentare su una partita del campionato. Via. È vero. Insomma... Il campionato è passato nella sua storia, il campionato è iniziato nel 29-30 a 18 squadre, poi è diventato, hanno giocato i primi 5 campionati a 18 squadre, poi è diventato a 16 ed era la formula più giusta, poi è arrivata la guerra, allora con la guerra naturalmente hanno mescolato le carte e sono venuti fuori 6 campionati a 21 squadre. Anzi, a 20 squadre con uno a 21 perché non hanno voluto mantenere in Serie A la Triestina. Vero. Poi ci sono stati una serie di campionati a 18 squadre, poi a 16 e poi da 16 piano piano prima sono ritornati 18, a 20. Ti ricordi, Rino, la Serie B a 24 squadre? Ah, beh, due anni duravano. Un momento di follia collettiva. 48 partite, una cosa che non si poteva sentire. Sì, giocavano a Ferragosto un altro po'. Sì. Infatti quest'anno si rigiocherà fino a agosto, l'ha detto Beretta. Cioè, nel senso, ci sarà... E guarda che sono da noi. Ci sarà, Rino, per tua gioia, una pausa invernale più lunga? No. Sì, ha detto oggi Beretta, una pausa invernale più lunga per evitare che accada come quest'anno, che ci si possa trovare a giocare su dei campi impraticabili a causa della neve. Non è che hanno fatto qualche cosa e dice, allora cerchiamo di fare un sistema per far sì che si giochi sempre. Sistema di centraline sul campo, degli spalti, non so, protetti, no. Capito, Rino? No, ma guarda, il problema è che il calcio, con tutta l'importanza che ha nel nostro paese, non riesce ad esprimere dei buoni dirigenti. Niente, non c'è niente da fare. A proposito dei dirigenti, ha parlato Abete. Eccolo! E ha detto, amnistia, sia io che Petrucci siamo stati chiari al riguardo. È un problema che non ci riguarda e non se ne parla. Però l'articolo 24 del codice di giustizia sportiva prevede già forme alternative di sanzioni per chi collabora. Questa comunque è una valutazione che spetta agli organi di giustizia, precisa il numero 1 di via
Allegri al termine del Consiglio federale. Riguardo il possibile coinvolgimento diretto dei dirigenti dei club nelle combine, Bete afferma: bisogna verificare se emergerà una responsabilità diretta delle società. Comunque no all'amnistia, ma sì a sanzioni alternative per chi collabora. No, no, io direi no all'amnistia e no alle soluzioni alternative, ecco. Però in teoria... Però agevola l'inchiesta, in teoria, no? Cioè, secondo me, però, Rino, se tu facciamo conto, io e te abbiamo scommesso tutte e due delle partite, no? Sì. Su delle partite abbiamo alterato il risultato delle stesse. Se io però collaboro e tu no, è ingiusto che tutti e due abbiamo la stessa pena. È chiaro che io non è che perché io ho fatto... Io li butterei fuori tutti e due. Però magari... A uno gli dai 5 anni e l'altro lo radi, capisci che ti voglio dire? Cioè, è chiaro che non deve esserci amnistia, questo proprio mai. Io credo che sull'ipotesi di accordo, sul risultato di una partita, ci devono essere i provvedimenti più drastici e più definitivi possibili. Io, uno che si è messo d'accordo sul risultato di una partita non deve più avere nulla a che fare con il mondo dello sport. Questo è il mio punto di vista, poi sai. Poi abbiamo ancora un'altra notizia. Allora, Grosseto, questo è un altro buono, presidente del Grosseto. Questo Camilli. È un altro grande numero. Il Grosseto ha revocato gli accrediti per l'ingresso allo stadio, la tribuna stampa e la sala ospitalità a due giornalisti grossetani. Vabbè, quelle sono baruffe di paese. Oddio, lo fece pure questo lo perché dico. Avevano raccontato la lite tra il presidente del Grosseto, Piero Camilli, e quello del Torino Urbano Cairo. Sì. Difatti sono avvenuti sabato scorso, poco prima della fine della gara e nel dopo partita, quando protagonista è stato uno dei figli del presidente Maremmano con l'autista di Cairo. Beh, sono baruffe di paese, quindi... Che fanno colore. No, Però, insomma, purtroppo c'è anche quella gente lì. E poi chiudiamo con due candidate d'eccezione per Euro 2020, perché si sono candidate Georgia e Azerbaijan per ospitare la kermesse sportiva di Euro 2020. Che poi è curioso. Certo, l'Azerbaijan europea, no, ma insomma, si fatica un po' a immaginarla. Azerbaijan e Georgia ci sono state nella storia delle problematiche, penso sia anche magari in questo senso, un po' per una riappacificazione tra i due paesi. Poi è chiaro, l'Azerbaijan sta a est della Turchia, come la Georgia del resto, insomma. Poi, io non amo molto le cose congiunte, non so Rino no, cosa ne pessime, pensa. Pessime, sotto tutti i punti di vista. Cioè, potrebbe essere bello magari un futuro avere le sono due Coree. Sono quelle decisioni che prendono quelli che non sanno decidere. Sì, esatto. Vabbè, a parte se candidano loro, però sai, chiaro, magari un paese come l'Azerbaigian o come la Svizzera quando no, hanno ma fatto... Ma l'errore è a chi decide di assegnare queste manifestazioni a due paesi, che non va bene, non dovrebbe funzionare. Perfetto. E non è la prima volta. Rino, quanto sarà importante proprio in chiusura? Adesso stanno per entrare in campo Bologna e Juventus. Beh, Bologna e Juventus può decidere il campionato. Ecco, quello. Credo di sì, perché se la Juventus non vince a Bologna, c'è il rischio che il Milan se ne vada. Ma la Lazio che insegue ogni scudetto? Beh, oddio, è giusto che ci pensi, ecco, è giusto che ci pensi purché questo pensiero non la ostacoli, ecco. È giusto, sei terzo, puoi anche sperare di arrivare prima senza che questo sia una bestemmia. Io non credo che possa vincere il campionato, è giusto che ci possa sperare, ecco. Attacco tutto romanista, con l'ex primavera della Roma Pepe, Boriello e Vucinic. Anche per Vucinic c'è una bella prova d'appello, come per Boriello, che non ha brillato assolutamente. No, Boriello quest'anno non ha fatto una partita. Peraltro, secondo me, uno come Boriello deve poter essere titolare e giocare tutte le partite. Se no è inutile. Non serve a nulla. Costa tanto e non produce. Sì, non c'è dubbio. Va bene. Maestro, buona partita. Ti lasciamo proprio in tempo. Vediamo, tutte e tre insieme, però bisogna per forza scegliere Bologna. Via. Non le piace diretta gol? Come? Non le piace diretta gol? Ma no, diretta gol di solito durante il campionato si può anche vedere, perché perlomeno senti... così, se no non ne guardi, o ne scegli una, oppure guardi diretta gol, via. Benissimo, maestro, grazie. Siccome oggi non gioca il Chievo, non giustamente. Andiamo. Ciao, grazie maestro. Grazie, ciao, maestro. Ciao.